Merenghedo TG Express di oggi, incendio via Vittorio Emanuele, contributi comunali. Al via il restyling dell'illuminazione pubblica ad Alghero. Domani in città, giornata della trasparenza amministrativa. Operazione Verde Urbano e Decoro Alghero. La rotta dei contrabbandieri, Istar vincente. Sigla. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Fino a venerdì 3 novembre sarà possibile presentare istanza per l'ottenimento di un contributo al canone di locazione per gli inquilini che hanno dovuto lasciare l'immobile a causa dell'incendio del 19 luglio a Via Vittorio Emanuele. I proprietari o i locatari potranno usufruire del contributo ai canoni di locazione nella misura pari al 30% per un importo massimo di 300 euro. Al via le opere di sostituzione e integrazione di 443 pali di pubblica illuminazione. Previsto il restyling completo del lungomare Dante, che sarà uniformato con nuovi pali e corpi illuminanti a lampada. Il progetto extracanone, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale, si inserisce nel più ampio intervento di ammodernamento e efficientamento di tutti i corpi luce pubblici della città. In programma domani mattina la giornata della trasparenza. L'appuntamento organizzato dal Comune di Alghero inizierà alle 9 al Qualtè. È aperto a tutti e rappresenta l'occasione per illustrare i cambiamenti attuati dall'amministrazione e i prossimi adempimenti per completare il quadro delle iniziative in merito. Inoltre sarà illustrato il nuovo regolamento comunale sull'accesso civico, già pronto per approdare alla discussione in Consiglio Comunale. E proseguono le operazioni di manutenzione e cura del verde pubblico in città. Oltre ai lavori di potatura di 1000 alberati in diverse zone e alla cura e manutenzione dei prati, sono in corso i trattamenti fitosanitari su circa 620 palme della specie Phoenix canarienis, affette da attacco del puteruolo rosso, tra cui quelle di Viale Primo Maggio e Via Garibaldi, a dimora nelle principali vie e parchi della città. Un appalto consistente della durata di 5 mesi per il 2017 e di 12 mesi per il 2018. A breve avvia anche il cantiere verde che con l'impegno di 10 unità per 2 mesi interesserà la pineta di Maria Pia. Ora diamo la linea alla regia per qualche istante e poi torniamo qui in diretta dalla Pietraia, stazione Sant'Agostino. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV. E chiudiamo con lo sport. Si è svolta domenica l'11ª edizione della rotta dei contrabbandieri, manifestazione velica che unisce idealmente la Sardegna e la Maddalena con la Corsica e Bonifacio. Conquista la vittoria nella classe Gozzi la barca algherese Istar, portacolori del Calic Mare, timonata da Gianmario Catta con l'equipaggio composto da Giorgio e Gavino Maciocco, Michele Mura e Antonio Pala. Alle loro spalle Nina di Enzo Dongu e Luigi D'Arco di François Roccaserra. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Alle 14 trasmetteremo il punto di vista del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Graziano Porcu sulla situazione del parcheggio sottopiano di Via Brigata Sassari. Nel corso della serata andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di Audaci a cuore aperto, protagonista Benito Urgu. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!